Ciao a tutti amici retro, benvenuti in un altro capitolo degli arcade. Questa volta avremo a che fare con Point Blank 3. Chiaramente, dopo esserci occupati dei primi due Point Blank, affrontiamo anche il terzo. Ovviamente abbiamo a che fare ancora con i mitici e simpatici Dr. Don e Dr. Dan, che si immergeranno in un nuovo scenario per quanto riguarda lo sparatutto. Infatti questo è Point Blank 3, munito anche di un buon filmato, decisamente migliore rispetto a quello precedente. Point Blank 3, oltre ad avere dei nuovi livelli e tutto, avrà anche una difficoltà più elevata. Pubblicato dalla Namco nel 2001. Infatti Point Blank 3, seguito di Point Blank 1, Point Blank 2, avrà diverse modalità. Io chiaramente ho fatto la modalità, diciamo, della PS1, però lo caricherò sotto forma di arcade perché è quello che noi interessa, diciamo. E infatti, per quanto riguarda come porting dalla versione arcade, è veramente molto molto reale. Noi chiaramente utilizziamo il principiante perché, ripeto, non mi va di utilizzare l'allenamento perché è bensì troppo semplice, ma almeno facciamo una modalità un pochettino più, come si può dire, complessa rispetto all'allenamento. Praticamente la beginner mode spara 40 volte sul treno per distruggerlo. Adesso vediamo esattamente che cosa riusciamo a fare. Abbiamo 8 secondi di tempo, quindi vediamo di fare proprio uno sparo ma di quelli potenti. Aiuto! Oh! Ce l'abbiamo fatta. L'unica cosa che non capisco è perché automaticamente mi è entrato in contatto già il secondo giocatore. Però vabbè, non importa. Così almeno facciamo vedere sia il dottor Don che il dottor Dan. Io sono il giocatore quello blu, quindi il secondo. Non capisco, ripeto, perché mi è apparsa anche lo sparo rosso. Non importa. Ok, spara da almeno 5 bersagli come nell'esempio. Abbiamo un tempo limite di 25, proiettili illimitati. Ah, ok, abbiamo capito le maschere, va benissimo. Ah, sì. Sì, ho capito. Perché non essendo tanto abituato a giocare a questo Point Blank, perché a trovare anche nelle sale giochi il Point Blank 3 era una cosa veramente rara, perché mi è capitato di vederla soltanto 2 volte. Infatti nel cinema dove vado io è presente ancora Point Blank 3. E quindi è che siamo nel 2015, quindi è assai raro trovare ancora degli arcade in giro. Però comunque sta di fatto che non è malaccio come gioco. È un po' difficilino, però vabbè, ci si diverte ugualmente. Passiamo al prossimo stage. Colpisci la scodella con un solo sparo, quindi avremo di conseguenza poco tempo, 6 secondi e uno sparo soltanto. Quindi abbiamo visto il dottor Don e il dottor Dan vestiti da clown, quindi il nostro obiettivo era quello di colpire la tazza, ed è quello che siamo riusciti effettivamente a fare. Comunque. Facciamo anche questo livello. Ancora 13 tappe dovremo fare. Vediamo. Spara da almeno 4 bersagli come nell'esempio. Non ci ho capito niente, ma vediamo di riuscire a capire che cosa dobbiamo fare. 30 secondi di... Ah, ok, in base... Sì. È difficile, eh. Perché non sono proprio abituato visivamente come poterlo fare, eh. Ok. Non è semplice, abbiamo fatto anche le combo. Buona. 3 combo. Quando fa lo sgambetto. Ah, preso. Eccolo qui, preso. 5 combo. Sgambetto. Eccolo qui. Preso. 6 combo. Ce l'abbiamo fatta. Completato. Vabbè, chiaramente non guardate il fallito perché, ripeto, non so come cavolo ha fatto a entrarmi nel gioco stesso anche il secondo giocatore. Vabbè. Non importa. Oh mio Dio, adesso abbiamo anche il livello folle. Vabbè, intanto pensiamo ad occuparci di questo. Spara da almeno 11 bersagli del tuo colore.
Oh mio Dio. Vabbè, ma qua dobbiamo soltanto colpire i bersagli del nostro colore, vabbè. Tendo a ricordare che se colpiamo anche quelli del colore opposto, perdiamo delle vite. Vabbè, noi con questa versione qua possiamo continuare quanto vogliamo senza avere grossi problemi, eh. Però in tal caso ce l'abbiamo fatta. E non è malaccio. Benissimo. Prossimo livello. Proviamo questo qui con il dottor Donedan. Vediamo un po' cosa dice. Oh, tieni alla larga le palle di cannone dei nostri avversari. Chiaramente ho capito che dobbiamo salvarli. Avremo un tempo limite di 20 secondi, quindi dovremo resistere a 20 secondi. Che bello, qua ci sono i galeoni dei pirati che tendono a sparare al nostro amico. E non sarà di certo il massimo del divertimento. Dobbiamo riuscire a salvarlo, perché scommetto che più il tempo tende a diminuire, più questi sparano più proiettili e per il nostro dottore sarà una cosa molto molto assurda e molto... No, beh, ce l'abbiamo fatta, dai, non è malaccio. Giudizio, completato 21 colpi e abbiamo ottenuto un buon punteggio, chiaramente. Adesso divertiamoci con altre modalità. Perfetto, siamo... Al prossimo livello spara almeno 26 cattivi. Sarà una cosa complessa, però ce la possiamo fare. Dai, non è malaccio, ma ce la possiamo fare, amici. È un po' difficile perché c'è il rischio anche di colpire degli innocenti. Però bisogna essere anche molto veloci. Chiaramente utilizzando la pistola, sarebbe la G-Con, mi sembra che si chiama, sì, esatto. Sarebbe stato sicuramente più semplice. Ma infatti ne ho fatti 21 al posto di 26. Non è male come record, però effettivamente ho fallito. Cioè, non è male come record per uno che non giocava a Point Blank 3 da una vita, ecco. Che sia chiaro, livello folle, questo è assurdo. Scommettiamo? Di che cosa si tratta? Spara da almeno 30 bersagli di questi. Oh mio Dio. Tempo limite, vabbè, 20 secondi. Se siamo così veloci, forse c'è una buona possibilità. Sì, perché chiaramente l'uccisione dei bersagli è direttamente proporzionale alla nostra velocità, quindi la possibilità di farli apparire anche è direttamente proporzionale alla capacità di uccisione, vabbè, non importa. Comunque, andiamo avanti, non ce l'abbiamo fatta. Risultato di merda, infatti, 26. Vabbè, questo era come voleva si dimostrare, cioè non è che... Insomma, poteva andare meglio, ecco. Tappa bonus. Cerchiamo di colpire un forziere in modo tale da ottenere o monete, un cuore, o solo un cuore, o una moneta, o un cavolo. Cosa abbiamo colpito? Ah, un cuore, abbiamo ottenuto una vita. Ok, sembrava quasi che nella schermata precedente c'era tipo una sfera del drago, infatti, vabbè, non importa. Oh, che bello. Spara alle 8 lattine nel vassoio del tuo colore. E qui come cavolo si fa? Non ho capito bene com'è il gioco, però sperando di aver azzeccato qualcosa. Completato, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Sì, ho capito. Praticamente diceva nel tuo personaggio butta le lattine, ecco. Vediamo questo cosa dice.
19 bersaglio, mio dio. Vabbè, non è poi così malaccio, facendo sempre attenzione alle bombe, perché queste tendono a creare danno. Ventisette, dai, abbiamo ottenuto un buon punteggio. Chiaramente ho perso tutte le vite e mi toccherà continuare, però piuttosto di niente va benissimo. Spara almeno 23 bersagli, tempo limite 20 secondi. Devono fare proprio una cosa velocissima. Io queste cose qui proprio sono una rottura di scatole. Completato. Benissimo. Adesso vediamo che cosa ci aspetta. Follia, vabbè, questo non ve lo auguro. Perché questo è veramente una rottura di scatole, ragazzi. 130 tiri, spara 130 volte al satellite per distruggerlo. 13 secondi di tempo prima che questo chiaramente si schianti a noi. Dai, 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 ce lo dobbiamo fare. Ci sono i supereroi, non sei supereroi, mamma mia. No, 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 sì, forse ce l'ho fatta. No, è una cosa positiva? No. No, cazzo, 107 colpi. Mamma mia, vabbè, era anche difficile. Però forse ho superato il record. No, neanche. Vabbè. È stata un fallimento questa cosa qui. Vediamo il prossimo livello. Cosa dice questo? Gli squali. Spara ad almeno 10 squali scheletro. Tempo limite 20 secondi. Vabbè, è accettabile, direi. Buono. Vabbè, ma questo è anche semplice, eh. Sì, ce la fai tranquillamente. Questo livello qui è carino, ragazzi. Dobbiamo difendere, diciamo, la nostra base dall'avvento di questi missili qui. E non sarà di certo una cosa semplice, perché dobbiamo resistere esattamente tutti questi secondi. Sebbene siano pochi, in realtà è molto stressante la cosa, perché... No, quanti ne arrivano? Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, roba da non credere. Ok, anche abbiamo ottenuto anche un buon nuovo record. Vediamo il prossimo livello. Dobbiamo colpire almeno... Sì, abbinare gli animali. Se animali al corpo giusto. Vabbè, vediamo che cosa salta fuori. Ah, sì, ok, il culo di che cosa? Una pecora? Sì, no, di un, non è di un cane, ok, ho capito. È il culo di... Ok, giusto. Adesso, vabbè, di una tigre, giusto. Questo è il culo di... Giusto. Vabbè, e anche il colore, questo ci poteva andare bene. La tigre. Il gatto.
Questo è una pecora? No, non era giusto. No, abbiamo cannato, mi sa. Sei giusti, mamma mia. Questo è stato un rischio totale. Follia. Ecco, vediamo adesso che cosa ci aspetta. 13 bersagli del tuo colore. Non oso immaginare. Le tempistiche scommetto che sono scarse. 20. Proiettili fortunatamente limitati. Spara quelli blu. Oddio, ma adesso come facciamo qui? L'unico modo, secondo me, è anche quello di andare proprio a manetta. Beh, forse ho fatto il primo giusto, vediamo. 29, allora ho perso un sacco di vite facendo tutti questi errori madornali, però effettivamente siamo riusciti a farcela. Fase finale. Che cosa dobbiamo fare adesso? Ah, ok, i soliti fuochi d'artificio. Vediamo adesso che cosa ci tocca fare. Premiamo un tasto. Ok, distruggiamoli tutti. Abbiamo pochi secondi, però forse riusciamo a fare un bel record. Ma che cavolo, è un record di merda, perché pensavo che c'erano soltanto quelli là in basso. Ciao, buonanotte. Non è stato un buon record, però il mio obiettivo era anche quello di mostrarvi il gameplay di Point Blank 3. Infatti, come potete ben vedere, quei pochi fuochi d'artificio che siamo riusciti ad accendere e sono questi, ecco. Adesso vedremo il punteggio finale, speriamo che non mi tartassino, perché sicuramente già di figuracce ne ho fatte moltissime, però bene o male è il massimo che sono riuscito a fare fino ad ora. Congratulazioni! E il campione è? Vabbè, chiaramente lo sono io perché il secondo giocatore non è da tenerlo in considerazione. Vediamo il risultato finale, che è quello che conta di più. Siamo quasi, ti aspettano 83 tappe. Va bene. Forse il tuo compagno si sta annoiando. Vabbè, su questo non avevamo dubbi. Mettiamo le lettere. Più che altro il nome. Limite di tempo, vabbè, soliti 20 secondi. Io metto chiaramente Mister X perché altro non possiamo fare. E comunque, ragazzi, il gameplay di Point Blank 3 è completato, spero che vi possa essere piaciuto, che magari vi possa essere stato anche utile, e con questo, ragazzi, ci sentiremo al prossimo gameplay commentato. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.